Io direi che possiamo iniziare, se mi ha lasciato aspettare, passare qualche minuto. Bene, grazie a tutti per aver accolto l'invito a discutere questo bello e impegnativo libro, L'età della disgregazione, storia del pensiero economico contemporaneo di Alessandro Roncaglia. C'è qui ovviamente con noi l'autore, lo ringrazio per aver offerto questa possibilità. E per discutere abbiamo con noi Franco Donzelli e Michele Salvati, autorevoli economisti milanesi. Io direi che possiamo entrare nel merito direttamente della discussione. Io chiederei a Franco Donzelli di incominciare a aprire Buonasera a tutti, mi scuso, ho un po' di raffreddore, quindi parlo con voce roca, ma inizio con una parte encomiastica, molto convinta. Si tratta di un grande libro, a mio parere, si tratta di Ministro un di bel Vicino. libro, un progetto ambizioso, un progetto che a mio avviso non ha paragoni, almeno a mia conoscenza, nazionali e internazionali. È un'impresa realmente impegnativa. Fornisce una trattazione completa, una trattazione accurata e approfondita degli sviluppi teorici del pensiero economico degli ultimi 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri, ma senza trascurare le premesse teoriche che si erano determinate nei precedenti 150 anni e che vengono condensate in maniera molto abile, a mio parere, e compatta nella parte prima, dove si parla di classici marginalisti e si affrontano anche specifici autori, sono chiamati i precursori immediati, Wicksell, Veblen, Weber, Schumpeter, Keynes. C'è però anche non solo si parla di teorie, ma c'è anche un'analisi altrettanto accurata delle implicazioni di politiche economiche e più in generale degli effetti esercitati dagli sviluppi teorici sull'organizzazione politica e sociale dell'economia contemporanea. Ci sono cinque parti nel testo, di cui richiami i titoli perché a mio avviso sono evocativi di una chiave di lettura possibile. La prima parte si intitola Il retroterra e lì si parla dei precedenti 150 anni. La seconda si intitola I giganti del secolo breve. Il secolo breve è il Novecento e i giganti sono identificati come Hayek e Sraffa, su questo ritornerò successivamente. La terza parte riguarda la frammentazione del mainstream, la quarta l'indebolimento del paradigma e la quinta termina con un punto interrogativo. Un nuovo paradigma è possibile? Punto interrogativo. Sono 500 pagine, ci sono circa 1.000 riferimenti bibliografici, è un'opera veramente impegnativa, l'ho letta con piacere, ho imparato molto. E mi ha aiutato anche a riflettere. Ho trovato particolarmente bello e anche intrigante però il titolo, L'età della disgregazione. È un titolo molto affascinante, ma che cosa intende esattamente l'autore con questa espressione? Ce l'abbiamo qui, questa tardi ce lo dirà, però adesso fornisco una mia possibile interpretazione. Allora, nell'opera si sottolinea innanzitutto la compresenza di una molteplicità di virgolette, schemi interpretativi di orientamenti di ricerca, sempre virgolettato, che si intersecano con un'altrettanto variegata pluralità di campi di ricerca. Quindi abbiamo diversi piani che ci aiutano a capire la varietà del discorso economico, del pensiero degli economisti e degli effetti di questo pensiero sulla società. Come riconosce lo stesso autore esplicitamente, questo fenomeno potrebbe in parte dipendere dalla stessa tendenza alla professionalizzazione della disciplina, che è avviatasi in maniera marcata già dagli inizi del secolo scorso, si è poi accentuata, adesso è diventata mostruosamente estesa. Si parte da poche decine di economisti nell'Ottocento per arrivare a qualche centinaio, poi a migliaia e adesso a decine e centinaia di migliaia. La professionalizzazione delle discipline, delle scienze, cui non va esente anche l'economia, è un fenomeno di portata generale. Cito a questo punto, a causa della crescente specializzazione dei ricercatori,
la ricerca economica degli ultimi 70 anni presenta un carattere di frantumazione in misura più accentuata che in passato e crescente nel tempo, cito dall'introduzione. Ma vi è certamente più di questo per spiegare il titolo, l'età della disgregazione, anche perché disgregazione è veramente molto forte come espressione. E come si evince in particolare dai titoli delle parti terza e quarta che ho citato prima, la frammentazione del mainstream e l'indebolimento del paradigma. Quindi c'è, ritorna spesso e ripetuta quest'idea di frammentazione, frantumazione, dispersione, indebolimento di un paradigma che deve essere identificato con il paradigma dominante. Questa è l'interpretazione del concetto di mainstream che viene proposta. Quindi sembra di capire per l'autore la disgregazione nasce dalla frammentazione e dall'indebolimento del paradigma dominante o mainstream, essenzialmente identificato, credo almeno, con l'orientamento marginalista o neoclassico. A questo si contrappongono orientamenti alternativi o eterodossi, anche questa espressione utilizzata, fra i quali i principali, cito sempre l'autore, sono quello keynesiano e quello sraffiano. E anche fra questi orientamenti alternativi, eterodossi, sussistono vivaci tensioni interne che forse contribuiscono anch'esse alla percezione di disgregazione che si presenta all'osservatore e al lettore. Peraltro, a parere dell'autore, questi ultimi orientamenti eterodossi sono riconciliabili, ma, a mio parere, e comunque anche dal libro, sembra che la sintesi suggerita sia ancora lungi da realizzarsi compiutamente. Ora, per poter definire un periodo storico come l'età della disgregazione, a me sembrerebbe utile, se non addirittura necessario, poter identificare altri periodi come perlomeno più coesi o perlomeno meno disgregati. Ma le cose stanno veramente così ed è questa l'osservazione che intenderei adesso sviluppare. Per farla breve si potrebbe risalire molto più indietro, ma concentro l'attenzione sui primi 40 anni del secolo scorso, sui primi 40 anni, 45 anni del Novecento, cioè fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché poi la parte coperta e trattata dal testo parte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per arrivare ai giorni nostri. Vediamo cosa è successo nei 40-45 anni precedenti. Nei primi due decenni, spero di non tediarvi, vado rapidamente, si assiste in campo neoclassico, quello che diventerà poi il mainstream, l'orientamento dominante, al prevalere accademico della dottrina marshalliana. Marshall è un economista ben noto che pubblica nel 1890 un'opera che diventerà famosa e accademicamente molto rilevante nell'insegnamento, i Principles of Economics. Alla mera sopravvivenza in una piccola enclave della teoria varrasiana dell'equilibrio economico generale. Varras, il fondatore della teoria dell'equilibrio economico generale, muore nel 1910. Il suo successore Pareto continua ad occuparsi di teoria dell'equilibrio economico generale fino ai primi anni del secondo decennio del Novecento e poi passa ad altre cose. E i seguaci sono pochi. Però c'è ancora una più ristretta sopravvivenza di contributi edgeworthiani. Questo è un ulteriore autore neoclassico di questa tradizione che pubblica nel 1881 una piccola opera, però fondamentale dal punto di vista dello sviluppo delle idee, che si chiama Mathematical Psychics. Si assiste anche sempre in quei primi due decenni agli sviluppi puramente locali di una scuola austriaca. Tra i fondatori della teoria neoclassica marginalista c'è un austriaco, Menger, e i suoi seguaci continuano ad operare, però localmente, o austro-varrasiana, proposta dallo svedese Wicksell. In un campo misto, che non saprei bene se collocare nel mondo neoclassico o fuori, si assiste alla nascita dell'approccio schumpeteriano. In campo non neoclassico, la sopravvivenza estenuata dell'approccio classico nella salsa milliana, John Stuart Mill, la nascita o l'affermarsi dell'istituzionalismo, perdura il marxismo. Nell'ambito della teoria della moneta, dei cicli e delle crisi ci sono altre. Quindi mi sembra che nei primi due decenni del secolo ci sia una grandissima varietà di scuole, di discipline. Non è meno disgregata la realtà del pensiero economico, almeno a quanto mi risulta.
Se andiamo al periodo fra le due guerre, è un periodo che un altro autore che mi è molto piaciuto quando ne ho letto questa opera da giovane, Shackle, The Years of High Theory, beh, elenca la critica sraffiana a Marshall, l'economista che ho citato prima e che viene sostanzialmente distrutto sul piano logico dalla critica di Piero Sraffa. La nuova teoria delle imprese e delle forme di mercato che nasce in quel momento e muore poco dopo in quella forma. La teoria neoclassica della domanda, Pareto, Hicks. Le teorie sviluppate dagli svedesi a seguito di Wicksell, teoria del disequilibrio e dell'equilibrio monetario. Le molteplici versioni della teoria keynesiana che viene proposta in questo periodo. Leontief, che passa da Varras, dall'equilibrio economico generale varrasiano all'input output, e verso la fine del periodo, proprio prima della guerra, emergono Hicks con Value and Capital, che cerca di mettere assieme Pareto e Keynes, e Samuelson, che cerca di mettere assieme, come ricorda anche l'autore, Marshall, Varras e Keynes. Anche in questi ulteriori 20 anni mi sembra che ci sia una pluralità di approcci che rende difficile identificare un punto di riferimento centrale. Ma per concludere su questa parte, anche i giganti del secolo breve, Hayek e Sraffa, come l'autore li chiama, che dovrebbero, penso, riassumere un'epoca, il periodo fra le due guerre, e introdurre l'epoca successiva, cioè il periodo postbellico su cui il libro si concentra, non sono certamente rappresentativi né del mainstream, Hayek, né dell'eterodossia, Sraffa. Sono due pensatori di grandissima originalità, ma anomali, a mio parere, al pari di altri, difficili da incasellare, da etichettare, penso a Schumpeter, persino a Hicks, sono autori che sono difficili da collocare. Quindi, la disgregazione che caratterizza il pensiero economico contemporaneo si può forse pensare che sia più percepita che reale, perlomeno se l'età contemporanea è posta a confronto con quella che immediatamente la precede, dove non sembra che ci fosse maggiore coesione o maggiore uniformità di pensiero. Ma poiché io stesso condivido questa percezione, personalmente, adesso passo al personale, spero di non essere sembrare presuntuoso o patetico, mi sorge il sospetto che questo modo di leggere la traiettoria percorsa dal pensiero economico in questi ultimi decenni possa avere a che fare con il tipo di formazione che ha caratterizzato una generazione di economisti, soprattutto italiani, che negli anni 70 del secolo scorso aveva fra i 20 e i 30 anni, qui siamo nati essenzialmente. Parlo ora per me stesso senza voler coinvolgere Alessandro che siede qui alla mia destra, senza necessariamente implicare nemmeno altri, ma nel mio periodo formativo, con la baldanza, se si vuole, anche con l'ingenuità della gioventù, mi ero convinto che le linee di demarcazione fra orientamenti teorici potessero essere tracciate in maniera netta e definitiva, che ciascun paradigma potesse essere rappresentato da una teoria o addirittura da un modello ben definito. Gli economisti vanno pazzi per i modelli, non so se qui siamo tutti economisti presenti, però vi devo dire che gli economisti contemporanei impazziscono per l'idea di modello. E che tale teoria o modello potesse bastare da sola o da solo per interpretare o spiegare tutti i fenomeni economici rilevanti. Allora si fronteggiavano in quegli anni, almeno nel mio mondo intellettuale di riferimento, due paradigmi principali. Quello neoclassico, il cui modello centrale di riferimento era in quel periodo il modello varrasiano di equilibrio economico generale concorrenziale, in una versione particolare che è nota come modello Arrow-Debreu, dal nome di due economisti che sono stati onorati con il Nobel Prize successivamente. E quello neo-ricardiano, il cui modello centrale di riferimento era ovviamente il modello sraffiano di produzione di merci a mezzo di merci. Un terzo paradigma, quello keynesiano, allora presente e anche ora presente, era allora ed è tuttora per me di difficile interpretazione e collocazione. Se si interpretano i paradigmi nel modo che ho suggerito sopra, e cioè come gruppi di teorie e di modelli ben definiti, con linee di demarcazione marcate, i cui modelli rappresentativi
sono sufficienti in se stessi per l'interpretazione globale della realtà economica che ci circonda, allora il percorso teorico degli ultimi 50 anni non può che apparire uno slittamento progressivo verso la disgregazione e la frammentazione, perché se si interpretano in questo modo i paradigmi, allora avevamo due paradigmi principali, avevano le loro teorie, avevano i loro modelli. Se si pensa che queste teorie e questi modelli fossero sufficienti per interpretare il mondo, certamente adesso non è più così e quindi la situazione è radicalmente cambiata. Ma l'interpretazione stringente dei paradigmi e dei rispettivi modelli di riferimento non è, mi sembra, assolutamente necessaria. È possibile un'interpretazione più liberale, più sfumata, che ammetta piani diversi dell'analisi, che ammetta separazione fra temi e problemi, che ammetta commistione di modelli, discorsi misti. Questo è ciò che esplicitamente propone Alessandro Roncaglia per quanto riguarda l'approccio teorico classico, in generale la teoria sraffiana in particolare. Se ne suggerisce l'apertura verso altri paradigmi, in particolare quello keynesiano, e se ne sostiene la conciliabilità con altri approcci nel corpo del libro. Ecco, adesso aggiungo qualche cosa che invece nel libro non si trova. Qualcosa di simile, un atteggiamento liberale e tollerante, più aperto nell'interpretazione dei paradigmi, potrebbe essere riservato anche al paradigma neoclassico. Una volta riconosciuti i meriti e i limiti della teoria varrasiana dell'equilibrio economico generale concorrenziale, su cui in particolare l'autore si sofferma in una pagina del testo, se ne potrebbe favorire l'integrazione, già peraltro operante da decenni con altri approcci che ne condividono alcune ma non tutte le premesse. Per esempio la teoria dei giochi, che si sviluppa formalmente a partire dal 1944, ma poi conosce un'esplosione soprattutto negli anni 80-90 e, nell'ultimo decennio del secolo scorso e quindi anche nei primi due decenni di questo secolo. C'è un'area di famiglia con la teoria dell'equilibrio economico generale, c'è qualcosa di comune, ci sono delle premesse metodologiche simili, anche se le teorie sono diverse e i modelli sono molto diversi. Però un'integrazione è possibile, un'integrazione è stata tentata. Faccio riferimento per esempio alla teoria dei giochi di mercato strategici che pongono esplicitamente assieme equilibrio economico generale e teoria dei giochi. Naturalmente quando ci si muove su questo terreno l'unità che apparentemente era garantita dal modello di riferimento varrasiano a Rodebreu si frammenta. Quando si lascia per esempio la teoria della concorrenza perfetta, che stava alla base dell'approccio varrasiano originario, e si ammettono forme di mercato non concorrenziali, cercando di incorporarle magari all'interno di una teoria dell'equilibrio generale in molti mercati, come accade in modelli ben studiati, come i modelli cosiddetti Cournot-Varras. Cournot è un altro economista che pubblica addirittura nel 1838 un'opera molto importante che verrà ripresa solo 100-150 anni dopo per questi aspetti. Se si ammette che l'analisi generale possa essere combinata con l'analisi parziale, cosa che forse Varras avrebbe visto male, ma altri no, si apre la strada per esempio agli studi sull'industrial organization, agli studi di asymmetric information, a molti aspetti teorici che sono stati portati avanti in questi ultimi anni. Se si ammette infine che il concetto di razionalità stringente che era stato proposto e difeso per molto tempo da economisti neoclassici possa essere addolcito, si apre la strada non solo alla bounded rationality ma anche all'economia comportamentale. C'è sempre un'area di famiglia per quello che riguarda l'approccio neoclassico marginalista, pur nelle differenze. Allora, da questo punto di vista, la teoria dell'equilibrio economico generale non apparirebbe più come, virgoletto, un esercizio astratto fine a se stesso, ma potrebbe essere un esercizio certamente astratto che pone dei limiti, dei paletti, fa vedere che cosa si può dire e che cosa non si può dire in un certo ambito, aprendo però la strada ad interpretazioni diverse. Allora l'evoluzione contemporanea del mainstream, che tutto sommato si fa discendere da questo approccio, potrebbe essere vista non tanto come un indebolimento del paradigma o una discesa verso la frammentazione, ma anche forse
come un tentativo di apertura di nuove strade e un arricchimento delle prospettive teoriche. Naturalmente con un grano di intelligenza, perché concordo perfettamente con Alessandro Roncaglia quando dice che molto spesso il richiamo ai fondamenti teorici dell'equilibrio economico generale o della razionalità sono puramente retorici. Penso a moltissimi modelli macroeconomici dove c'è una finta copertura mediante finti fondamenti microeconomici di un'analisi che resta fondamentalmente priva di fondamenti. Modelli ad agente rappresentativo con un bene unico o altro sono ridicole, a mio avviso, pagliacciate. Quindi, detto questo, vorrei peraltro dire che c'è anche la possibilità di fornire un'interpretazione meno severa degli sviluppi degli ultimi decenni. Io ho finito. Grazie Donzelli. Michele, prego. Devo schiacciare qualcosa? No, no, già posto. Ma io volevo dire che ho letto di recente due libri di storia del pensiero economico, delle dottrine economiche, che valeva la pena di leggere. Uno è ovviamente questo di Roncaglia, che stiamo commentando, e un altro di un economista che si chiama Dani Roderick, è un turco in realtà, naturalizzato statunitense, che si occupa di sottosviluppo, globalizzazione, economia internazionale. È stato di recente tradotto dalla casa editrice Egea, con il titolo Ragioni e torti dell'economia. E qui c'è una prima domanda che faccio ad Alessandro, ma piccola, poi verrà sviluppata nel contesto della domanda maggiore che gli farò. Roderick non è neanche, credo che sia l'unico economista piuttosto noto che non è neppure menzionato nella tua enorme lista di personaggi. E la domanda è, come mai? Allora, sono due libri questi, molto diversi, molto circoscritti sui temi di sottosviluppo, per le ragioni per cui i paesi sottosviluppati sono sottosviluppati, sui temi della globalizzazione, se la globalizzazione faccia bene o faccia male, voglio dire, a chi fa bene e a chi fa male. E uno invece questa enorme rassegna, proprio enciclopedica, che è questa di Roncaglia, su cui ha già detto quanto si poteva dire in lode, voglio dire, chi mi ha preceduto non vorrei dire di più. Come commentarono, e lui stesso dice e racconta alcuni suoi amici, è stata un'impresa folle quella di fare questo libro. Cioè, una cosa... E l'unico che poteva portarla a termine con successo era Alessandro, che aveva già alle spalle due grossi volumi di storia del pensiero, e già molto belli, a cui implicitamente in continuazione rimanda e che molto spesso ripetono, ovviamente, perché non si possono pensare cose diverse a distanza di così pochi anni, alcune cose che vengono dette in questo libro. Allora, così è stato, lui è riuscito a fare in quest'opera. Ora, si tratta di un libro straordinario che non si limita a una rassegna degli sviluppi teorici successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma per farli capire a fondo sfora largamente il termine a quo, cioè dice dalla Seconda Guerra Mondiale. No, cioè, la prima parte del libro, che è molto importante e che in realtà viene ripresa dai libri precedenti, voglio dire, sempre pubblicati dalla Terza, riguarda appunto, come diceva adesso Franco, riguarda appunto il pensatore che di molto precedente, addirittura riguarda anche i capostipiti delle grandi tendenze attuali, cioè da Smith, Ricardo e Marx, capostipiti della scuola classica che prevalse dalla metà del Settecento, dal 1776, da quando venne pubblicato L'origine della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, fino ai primi dell'Ottocento, sino alla prevalenza tendenzialmente marginalistica, neoclassica, con molte variazioni interne, come è stato suggerito, che prevale da allora e che non è terminata neppure adesso. No? E quindi Alessandro ed io siamo figli di un grande maestro, Paolo Silo Sabini, ed il grado di familiarità tra noi è così forte che sono in grado di prevedere che cosa Roncaglia direbbe, credo, di qualsiasi argomento teorico. No, questo è un poco la,
No, di qualsiasi argomento teorico. Ha in realtà un aspetto come economista empirico, si è occupato fondamentalmente di petrolio, di materie prime, eccetera. Questi naturalmente esigono, diciamo, conoscenze che io non ho e non sono in grado di prevedere se il prezzo del petrolio aumenterà o diminuirà nei prossimi mesi e anni. Ma questo è un'altra cosa. Come economista teorico, per me, Alessandro è trasparente e in larga misura, no, condivido. In sostanza è quello che penso anch'io. E dunque mi è difficile trovare argomenti di dissenso. L'unico che trovo nel suo libro riguarda un tema sulla cui importanza ci siamo già scontrati. Cioè che separare i fenomeni economici da quelli politico-sociali, no? Dallo studio della società nel suo insieme, non divisa per tanti segmenti, quello che devono studiare gli economisti, quello che devono studiare gli scienziati politici, i sociologi, gli antropologi, gli storici in particolare. Questo è una cosa sbagliata, è una cosa che perde di vista alcuni dei temi più cruciali delle società contemporanee. Per carità, è sbagliato. Non accuso Alessandro di aver commesso questo errore, ma già scrive un libro dedicato agli economisti, no? Senza targhette, dagli economisti che sono considerati economisti dai loro colleghi, agli economisti accademici, che occupano cattedre di economia, e fare loro un grosso regalo. Non meritano questo regalo. E considerare l'economia come la regina delle scienze sociali, l'unica che ha raggiunto standard di rigore paragonabili a quelli delle vere scienze, delle scienze della natura, l'unica in grado di costruire modelli matematici in tutto simili, nell'apparenza, a quelli della fisica o della chimica o di altre discipline naturali, nell'apparenza, nel senso che si può usare la matematica anche per mettere in matematica la teologia, che non è sicuramente una scienza sociale. La matematica è uno strumento neutro, uno strumento che può essere adattato a qualsiasi scopo, e usare molta matematica non significa usare molto rigore o molta comprensione dei problemi che si devono studiare. Ancora più a fondo, ma questo vale soprattutto per l'economia neoclassica, ed è questo un punto di fondo, il punto su cui insisto, è che in realtà va incontro in parte a alcune obiezioni che faceva Franco prima, cioè che in realtà tutto può essere mischiato. No. Presuppone in realtà un sistema di mercati autoregolantesi e presuppone che questo sistema, no, di mercati che si autoregolano e conducono a un ottimo sociale, un ottimo sia individuale per i singoli individui, anche per il resto della società, sia il modo di organizzare la produzione di beni e servizi in una società, quello che Polanyi avrebbe chiamato livelihood of man, no? Per rispettare, per soddisfare insieme la libertà di scelta degli individui e il benessere complessivo dell'intera società, anche dei suoi ceti più poveri. Ed è questo quel che Polanyi confutò con straordinaria efficacia. Polanyi è citato, gli dedica almeno 3 paginette. Polanyi è un genio universale, che altro che 3 paginette bisogna dedicargli, cioè la persona che coglie il nucleo della debolezza profonda, diciamo, dell'economia neoclassica. Sta nelle policies, non sta affatto nei modelli. Sta nelle policies. Credo quindi che sarebbe stato utile se Alessandro avesse dedicato qualche pagina a spiegare perché l'economia non è la regina delle scienze sociali, perché appartiene a un altro tipo di grandi e necessari processi intellettuali. Ma è assai più simile alla sociologia, all'antropologia, alle scienze politiche, alla storia, che non alla fisica e alla chimica.
E questo lo si vede bene, non tanto se ci si ferma sulle teorie, nelle quali ci sono tantissime variazioni, che hanno appena sottolineato Donzelli adesso, anche diciamo nei tempi precedenti a questi ultimi tempi di frammentazione. Io avevo usato il termine frammentazione più che di disgregazione, però detto questo, perché già dà un giudizio come qualcosa che si disgrega ed è negativo. Non è affatto detto che una cosa che si disgrega sia negativa. È ottimo se si disgrega una falsa teoria e al suo posto arrivano delle altre teorie. Ma comunque, frammentazione. Si vede bene questa cosa qui, diciamo l'unità profonda, voglio dire, del pensiero neoclassico, se partiamo non dalla teoria, ma se partiamo dalle applicazioni, dalla politica economica, e le confrontiamo con quelle che possono derivarsi dall'applicazione delle scienze naturali. Cioè, cosa c'è di diverso in queste? Beh, noi dalle scienze della natura, leggo un pezzo che ho già scritto, voglio dire, ma ci sono affezionato, ho scritto anche bene, quindi. Dalle scienze della natura noi deriviamo conoscenze certe e precise, con le quali intervenire nel contesto naturale in cui viviamo e ottenere degli effetti prevedibili. Conoscenze sulle quali gli scienziati concordano, passando poi il compito di disegnare gli strumenti di intervento agli ingegneri e ai tecnici. Queste conoscenze certe e precise, sulle quali tutti gli scienziati concordano, mancano nelle scienze umane o sono insufficienti e quindi restano in vita in modo permanente. Questa è una sottolineatura che fa Roncaglia e che condivido perfettamente. Idee radicalmente diverse, che non vengono spazzate via dal progresso della scienza, radicalmente diverse di come l'economia funziona. Perché per come funziona per un economista keynesiano e come funziona per un economista, diciamo, neoclassico, bastardo neoclassico, funziona in modo radicalmente diverso. No? E quindi rimangono in vita tutte e due. Rimangono in vita tutte e due e non si può avere un'ingegneria condivisa. In particolare una politica economica sulla quale tutti gli economisti sono d'accordo. Delle volte il disaccordo nasce da un conflitto politico o valoriale sulle finalità che occorrerebbe perseguire facendo certi interventi. Ma anche se c'è accordo politico sui fini, può esserci disaccordo sui mezzi per raggiungerli, che deriva dalle diverse teorie con le quali gli scienziati sociali cercano di spiegare il funzionamento dell'economia. Vedremo. Poi non c'entro perché sarebbe troppo lungo, ma insomma possiamo vedere con grande facilità, per esempio, che ci può essere accordo politico completo sulla desiderabilità della piena occupazione, di raggiungere condizioni di piena occupazione, oggi in Europa, in Italia, eccetera, ma profondo disaccordo scientifico sui modi con cui raggiungerla e su quali misure devono essere adottate per raggiungerla. Naturalmente qualcuno potrebbe obiettare, qualcuno esperto di metodologia o di filosofia della scienza, un epistemologo, potrebbe obiettare con grande facilità che ci sono conflitti anche tra gli scienziati della natura. La scienza è lotta tra idee e ipotesi diverse. Ma questi conflitti e queste lotte avvengono sulla frontiera dell'innovazione scientifica e sono destinati a ricomporsi. La teoria vincitrice ingloba poi quella sconfitta, in un continuo processo cumulativo, ciò che manca necessariamente all'economia. Non si possono dare processi cumulativi in economia, se le teorie alla radice sono diverse e permangono diverse, perché non c'è modo di provare i loro assiomi di base. No? Ai fini delle applicazioni ingegneristiche, questo fa sì che gran parte delle conoscenze scientifiche rimangano utilizzabili anche quando la frontiera è in subbuglio. Anche quando la frontiera è in subbuglio. Ciò non avviene nelle scienze sociali, dove le differenze radicali permangono e impediscono cumulatività e progresso. Allora, io, vedete, questo è il messaggio di fondo che volevo dare. Cioè, avrebbe giovato, io credo, l'intera impostazione del volume se questi presupposti, diciamo, metodologici, epistemologici, con cui io non credo di trovarmi in disaccordo con, fossero stati chiariti a spiegazione della non cumulatività delle cose. Se volete io vado avanti, voglio dire, ma insomma, volevo fare una cosa molto rapida e lasciare presto la parola a lui, voglio dire. Questo è il mio tipico, volevo prima dare un esempio,
un esempio che è molto divertente, che mi ha sempre molto colpito. L'esempio che volevo dare è un modello, diciamo, è questo. È un modello che si trova in un libro molto famoso, in Utopia, di Thomas More, un libro del Cinquecento. In esso viene descritto un colloquio tra il primo cancelliere del regno e un grande viaggiatore, un grande esperto si direbbe oggi, di nome Raffaello, che gli pone, e il gran cancelliere gli pone questa domanda: tu che sei esperto e hai visto tante altre società, mi puoi spiegare come mai gli assassini sono così frequenti nell'Inghilterra del Cinquecento? Cosa risponde Raffaello? Ciò avviene perché il furto è punito con la pena capitale, mentre altrove è punito con pene più mite. E la risposta è argomentata con un ragionamento che è un tipico modello di spiegazione delle scienze sociali di oggi. Le persone del tutto prive di mezzi hanno tre alternative: non rubare e morire di fame, rubare senza uccidere con probabilità elevata di essere riconosciute e mandate a morte, rubare ammazzando chi potrebbe riconoscere. La terza alternativa sarà quella adottata in modo prevalente. Guardate, questo è un modello perfetto di individualismo metodologico. È un modello per... Io non ho niente contro questa, diciamo, contro i modelli di individualismo metodologico se utilizzati in modo appropriato, in ambiti circoscritti, e quando le conoscenze sono diffuse e comuni, voglio dire. No, ne ho moltissimo quando vengono usati urbi e torbi, in modo inappropriato. Ma è un modello di spiegazione. Cioè, un fatto sociale, perché noi si parla di un fatto sociale, cioè la numerosità degli assassini nell'Inghilterra, è spiegato facendo riferimento alle azioni individuali che adesso conducono. A loro volta, queste sono spiegate dai motivi e dalle conoscenze che inducono i singoli a compiere. Motivi e conoscenze comprensibili e soddisfacenti per chi cerca una spiegazione, comprensibili e soddisfacenti in quel contesto e in quei limiti per chi cerca una spiegazione. E questa spiegazione potrebbe anche essere messa in forma causale, no? In forma di una piccola legge causale. Se A, punizione eccessiva del furto, allora B, grande numero di assassini. Una legge dall'apparenza non dissimile da quella delle scienze fisico-matematiche. È perfettamente verificabile in quella piccola, quel piccolo spazio temporale e locale in cui, diciamo, la situazione, le conoscenze degli individui, no, e le effettive pratiche della società in quel contesto sono quelle che a tutti sono note. No? Questo è un po' la cosa. Qui non c'entra la forma in cui viene messa la spiegazione, se come legge causale, no, o come induzione o come altre cose di questo genere. Ma a parte il fatto che essa non consente di dare indicazioni numeriche precise, questa legge è basata su credenze e motivazioni umane, credenze necessariamente parziali e diverse, mutevoli da luogo a luogo e da epoca a epoca. Nel caso di Raffaello la spiegazione è grosso modo soddisfacente, perché si tratta di un fatto sociale semplice e circoscritto. Ma se si estende questo tipo di spiegazione all'intera economia e società, le cose si complicano. Le motivazioni dei soggetti possono essere diverse, le loro informazioni incomplete, l'elaborazione di queste allo scopo di prendere una decisione può essere difficile o imperfettamente razionale, l'interazione tra i comportamenti dei singoli può dare luogo a esiti dell'insieme difficilmente anticipabili. È un problema di fallibilità, e posso andare avanti, voglio dire, una spiegazione di perché, no? In realtà usare in maniera indiscriminata questo tipo di leggi, voglio dire, l'individualismo metodologico, è una cosa sbagliata. Non ci vado, no? Perché la cosa è un po' lunga, ma volevo dare due esempi, se me li chiedete ci vado avanti. Uno è tratto dal tema fondamentale, cioè dai temi dell'occupazione. Qui praticamente è Keynes contro gli antichenesiani contro i neoclassici, voglio dire. Keynes era una persona che avrebbe respinto alla domanda se è un economista, avrebbe respinto quasi con disdegno. Cioè, faccio l'economista perché questo è un modo di diffondere le mie idee.
ma le mie idee traggono origine da altra parte. Questa è la mia visione del mondo. Da come tenere insieme, perché questo è come insieme, un relativo benessere sociale che evitasse, oggi si direbbe il populismo, o che evitasse in realtà contromovimenti violenti e che possono portare o al nazismo o al comunismo, voglio dire, da parte della società, no? Una società liberale, no? E efficienza economica. Cioè, queste tre cose voglio tenere insieme. Efficienza economica, una società liberale e una situazione benefica per larghi strati della società e che impedisca i movimenti che stiamo vedendo adesso e che in situazioni più tremende e più dure, come dopo la Grande Depressione e dopo la Prima Guerra Mondiale, condussero da una parte al fascismo e dall'altra al comunismo. Questa sarebbe stata la risposta di Keynes. Mi fermo qui, se volete posso entrare nel merito, ma insomma, credo di aver detto abbastanza. Grazie. Grazie Michele. Professor Roncaglia. Ti serve questo? Allora, come avrete capito, siamo tre amici. Salvati e io ci siamo conosciuti nel 67, lui un po' qualche anno più di me, e per me era una specie di mito, era il giovane assistente di Silos che studiava la distribuzione, me lo spiegò perché la studiava come la studiava. Perché è un marxista. Io ero lo studente. Cioè. Franco l'ho conosciuto da ancora prima per vari motivi, ma insomma come economista da quando abbiamo iniziato a studiare l'economia. Dopodiché il fatto di essere amici non ci impedisce di litigare. Questo non ce l'ha mai impedito, anche con l'affetto che ci vogliamo, insomma. L'affetto non deve nascondere delle differenze. Due parole a proposito del retroterra del libro e di alcuni aspetti. L'unica persona che ha scommesso una cena sul fatto che sarei riuscito a finirlo è stato mio fratello. Che ho detto, se Alessandro si mette in testa una cosa, la fa. Gli altri, compresi i miei allievi, scommettevano di no. Un amico mi ha detto, dice, ma perché fai questa follia di scrivere questo libro? Allora, la follia naturalmente ha varie spiegazioni, se ne avessi una sola non sarebbe sufficiente. Una prima spiegazione è che per fare una critica al neoliberismo, seria, uno deve spiegare che non esiste un solo tipo di neoliberismo, ne esistono vari che nonostante le differenze si mettono d'accordo, un po' come succede in politica dove noi assistiamo a Salvini e Berlusconi che con idee completamente diverse riescono a fare un'alleanza che nella sinistra non si riesce a fare nemmeno tra gli appartenenti a uno stesso partito. E bisogna anche capire quali sono le finte radici della scientificità di questi approcci. Per capire queste cose bisogna guardare alla base, guardarle un po' in senso ampio, e per capire quali sono le alternative vere e quelle vere, secondo me naturalmente, quelle più leggere. E questo richiedeva appunto un lavoro che secondo me andava fatto. Perché altrimenti non si riesce a capire da dove viene il neoliberismo, perché ha il successo che ha e quali sono le sue debolezze e dove diavolo possiamo trovare delle alternative. Questa è un po' la motivazione, se vogliamo, politica. Una motivazione professionale, qui siamo tutti e tre professori, non è che si può scappare da questo fatto, è che nel mondo dell'accademia il mestiere dell'economista è interpretato in una serie di modi diversi, ma quello dominante è quello che io chiamo della frammentazione o disgregazione. Ho usato il termine disgregazione perché ci siamo accorti proprio alla fine che mio fratello aveva usato il titolo L'età della frammentazione per un suo libro in cui parlava della frammentazione del sapere conseguente all'introduzione dei nuovi media.
e quindi la brevità di Twitter, di queste cose qui, cioè 70 parole per esprimere un concetto, un ragionamento, queste cose. L'utilizzo dei metodi, dei mezzi, dei nuovi media nella didattica rischia di creare una frammentazione. Questa è la cosa di cui parla lui. Io sto parlando di una cosa completamente diversa. Però per avere un minimo di differenza al titolo abbiamo deciso che lui usava frammentazione e io usavo disgregazione. Così ci siamo messi d'accordo. In realtà le due parole non le vedrei come diverse. Nella traduzione inglese del libro il titolo è The Age of Fragmentation, quindi uso frammentazione perché mio fratello non prevede tradurre il suo libro. Cosa intendo con questa reazione al modo di essere dell'Accademia di oggi? Intendo questo, io provo a parlare con i miei colleghi e non ci riesco, perché se provo a parlare con lo specialista di economia industriale, lo specialista di economia industriale non ha la minima idea del fatto che i modelli che usa hanno ricevuto delle critiche alle fondamenta dai teorici del valore, ad esempio da Sraffa, per quello che viene usato in molti. Non è lo strumento della teoria dei giochi di cui parlava Franco, è il fatto di introdurre delle ipotesi di convessità che sono indispensabili per poter arrivare a dei risultati, che sono delle ipotesi che sono state criticate in un certo ambito che questi signori proprio non conoscono. I teorici che si occupano di moneta non hanno la minima idea, allo stesso modo, delle discussioni di teoria industriale. Ma la moneta opera in un contesto in cui esiste la divisione del lavoro, esiste una produzione complessa, eccetera. Catena del valore. Teoria del valore, di nuovo, che è un po' il centro. E l'idea di utilizzare l'econometria e i modelli matematici rende questa frammentazione esasperata. Lo schema tipico dell'articolo di economia di oggi è breve descrizione della letteratura, dove la descrizione essendo breve si considerano solo quelli che sono amici, cioè quelli che pensano allo stesso modo tuo. Piccolo modello matematico fondato su assunzioni ridicole e dimostrazione econometrica del fatto che qualcosa regge. Tipico esempio di questo argomento, un articolo recente dopo la crisi del 2008 in cui si dimostra e dimostra che il crollo, la crisi, viene da un cambiamento nelle regole fiscali relative al lavoro che rendono meno conveniente il lavoro rispetto al non lavoro e che quindi portano alla disoccupazione volontaria. Perché tutta quella a cui abbiamo assistito in Grecia, in Italia, eccetera, è disoccupazione volontaria. L'articolo è stato pubblicato su una delle principali riviste economiche perché era un articolo serio. Perché un articolo di questo tipo può essere considerato serio? Perché la brevità del ragionamento, la frammentazione, permette all'autore di isolare questo ragionamento da tutto il resto del contesto. La difficoltà per noi è che a questi ragionamenti non possiamo rispondere con un controarticolo in cui proponi un contromodello che dimostra che la disoccupazione è involontaria, perché i due articoli risulterebbero sullo stesso piano. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, ma tutti e due potrebbero essere pubblicati su due riviste importanti e la scelta diventa una scelta soggettiva. Per riuscire a fare una scelta oggettiva bisogna andare veramente alla radice di tutte queste cose. E per superare la frammentazione bisogna spiegare all'economista che si occupa di macroeconomia quali sono le fondamenta microeconomiche di quello che sta dicendo, bisogna spiegare all'economista che si occupa di microeconomia quali sono le fondamenta macroeconomiche di quello che sta facendo e ci vuole un lavoro notevole. Il lavoro richiesto per presentare questo, per scrivere questo lavoro, in effetti, come gli amici hanno capito, è stato una follia. Cito 1000 lavori, ne ho letti molti di più. Roderick, per fare un esempio, ho letto qualcosa e ho deciso che non valeva la pena di citarlo.
perché mi pareva un confusionario che prova a dire delle cose simpatiche senza spiegare da quali basi le tira fuori o facendo dei riferimenti a delle basi che per me sono inconsistenti. Allora, se mi devo occupare delle fondamenta, autori di questo tipo non li cito. Se no diventano, i 1000 riferimenti diventano 10.000. Quindi, diciamo, sindacale, Ugg l'ho detto. Ognuno ha le sue preferenze. Ecco, questo è uno dei problemi del fare storia del pensiero. Cioè, io scrivo di un periodo in cui ogni anno si pubblicano 1 migliaio di libri e 1 migliaio di riviste. Ora, è ovvio che io ho letto tantissimo, ma non ho letto 1 migliaio di libri e 1 migliaio di riviste l'anno. È fisicamente impossibile. Quindi c'è una selezione di ciò che ho letto, di ciò su cui ragiono, che è necessariamente, soggettiva, un po' casuale, anche se uno cerca di sfogliare, di capire cosa può essere importante, di farsi raccontare dagli amici, è necessariamente casuale. Dopodiché, di quello che ho letto, io devo fare una ricostruzione. Ora, voi sapete che nell'epistemologia ci sono 2 idee di che cosa sono le teorie. Le teorie come scoperta di qualcosa che è dentro la realtà e le teorie come invenzione che ci permette di comprendere la realtà. Questo vale per le scienze fisiche come per la storia del pensiero. La storia del pensiero, io devo rompere una lancia su questo punto perché molti dicono la storia del pensiero è così e se vi pare. No, la storia del pensiero ha le sue regole, che sono il rispetto del testo e del contesto. Poi ovviamente rispettando il testo e il contesto si sceglie, ma se io provo a dire, ad esempio, che Smith parla della mano invisibile del mercato, quello è un errore blu di storia del pensiero economico, perché Smith non parla mai in tutti i suoi lavori, che ho letto tutti, di mano invisibile del mercato. Parla di mano invisibile 3 volte sole nei suoi lavori, una parlando per scherzo della mano invisibile di Giove con cui gli antichi spiegavano i fenomeni naturali che non erano in grado di spiegare a soli, quindi qualcosa che non ha nulla a che fare con il mercato. Un'altra volta, a proposito della teoria dei sentimenti morali, quindi all'interno di un ragionamento morale, questioni che hanno più a che fare con il fatto che sono possibili esiti non voluti di azioni involontarie, che è una tesi tradizionale dell'illuminismo, certo, ma che non sono necessariamente esiti ottimali, come pretende la mano invisibile del mercato. La terza volta in cui ne parla, nella Ricchezza delle Nazioni, ne parla non nei primi libri, quando parla della sua teoria, ma quando parla di politica economica nel 4° libro e dice che gli investitori sono indotti a investire in patria più facilmente che all'estero e questo è una mano invisibile perché aiuta il nostro paese. Ora, se pensate alla teoria economica, questo è un esempio che va contro la mano invisibile del mercato, perché dice esattamente che il paese prospera perché qualcuno viola le leggi di mercato che dicono di investire dove le cose sono più convenienti. Quindi, diciamo, quello è chiaramente un falso. Ora, nella ricostruzione di storia e pensiero ci sono dei falsi di questo tipo e alcuni di questi falsi sono stati creduti, ripetuti ad libitum, e ci sono invece, come nelle teorie, delle scelte di cose più importanti e delle scelte di cose meno importanti. Come ho proceduto in queste scelte? Questo non è venuto fuori dalle discussioni perché i 2 amici su questo sono abbastanza d'accordo con me. Schumpeter diceva ci sono 3 fasi distinte nella ricerca economica. La prima è quella, partendo da un'idea vaga, voglio capire la società, di crearsi un sistema di concetti. La seconda è quella di costruire dei modelli sulla base di questi concetti e la terza è quella di confrontarci con la realtà, la parte empirica. Ora, nel mio lavoro io trascuro quasi totalmente la terza parte e mi concentro sulle prime 2, cioè
l'esistenza di sistemi di concetti diversi e il loro confronto. E qui, per esempio, c'è una differenza con Franco, perché lui in qualche modo difende la possibilità di sviluppare come sistema articolato la teoria dell'equilibrio economico, l'impostazione dell'equilibrio economico generale. Io non nego questa possibilità. Dico semplicemente che le fondamenta concettuali di questa teoria sono diverse dalle fondamenta concettuali della teoria, chiamiamola classico-keynesiana, per dare un'idea della ricostruzione, e si basano su una visione del sistema economico che, tutto sommato, secondo me, era valida per l'antichità classica e il Medioevo, forse, ma non per l'epoca moderna. La vera contrapposizione in questo caso è tra una teoria economica basata sulle, quelle che Silos diceva, le leggi dell'economia che non valgono mai, le leggi della domanda e dell'offerta. Abbiamo una funzione di domanda, una funzione di offerta, il punto di incontro, il punto di equilibrio, e questo schema noi lo applichiamo un po' a tutto quanto. Da dove viene questa cosa? Viene dai mercati, dall'agorà dell'antica Atene, viene dalle fiere medievali e poi viene dalla borsa. Non è valida per capire un sistema di produzione di merci a mezzo di merci basato sulla divisione del lavoro, in cui ci sono tanti settori diversi che interagiscono tra loro e non ci sono dei mercati di questo tipo dove si confrontano la domanda e l'offerta. Come diceva William Petty, un economista che è una delle mie passioni, c'è una rete di relazioni, cioè l'impresa automobilistica compra acciaio, energia elettrica, lavoro e impianti, macchinari da varie società e li compra anno dopo anno in modo ripetitivo. L'impresa chimica compra petrolio greggio e altre cose e le compra in modo ripetitivo. E gli schemi funzionano se queste flussi di mezzi di produzione possono ripetersi anno dopo anno. Questa è un po' la concezione degli economisti classici, che è opposta a quella degli economisti marginalisti. Il tentativo di mettere insieme queste due concezioni è, a mio parere, cerco di dimostrarlo parlando delle teorie che cercano di metterle insieme, necessariamente fallimentare. Il motivo per cui sono falliti dei tentativi, come dire, liberali, come quelli dell'MIT, di Harvard, di creare una sintesi tra la teoria neoclassica e la teoria keynesiana, è che se io accetto la visione di base della teoria neoclassica, cioè questa visione della domanda e dell'offerta, alla fine, quando vado a cercare le fondamenta pure, vince la teoria neoliberista. Cioè, se io accetto di mettere assieme Keynes e le fondamenta di teoria del valore marginalista, alla fine saranno le fondamenta di teoria del valore marginalista a dominare. Il tentativo del libro è un po' di spiegare che in tanti campi sono stati fatti, come dire, dei compromessi di questo tipo. I compromessi vanno bene in politica. Io in quel campo... E ogni settore molto specializzato, ecco, i mercati finanziari, sì, per esempio, finanziari, sì. Thaler, per esempio, è uno che è riuscito a fare delle convenzioni tanto, ma in ogni caso diciamo. Sì, non sono d'accordo su Thaler, no, Thaler è uno, adesso entriamo in questioni specifiche, ma diciamo quel che succede è appunto che in teoria i compromessi non reggono, perché la teoria deve essere compatta, deve avere una sua compattezza. Allo stesso tempo, chi discute si deve poter capire. Cioè l'economista neoclassico e l'economista classico, quelli qui presenti al tavolo hanno studiato tutte e due le cose, siamo delle bestie rare. In genere gli economisti oggi studiano una cosa o l'altra, i garegnanei studiano solo Garegnani. Non voglio dire che sono solo i neoclassici che studiano solo la teoria neoclassica. Ci sono queste specie di, come dire, scuole chiuse che non si aprono al confronto con gli altri.
se si aprono al confronto con gli altri, lo fanno in malo modo, cioè lo fanno sulla base della propria concezione del mondo. Mi ricordo, diciamo, è tipico di questa cosa il tentativo di dire che il modello di Sraff è un modello di equilibrio economico generale in cui manca il lato della domanda. È una stupidaggine, perché Sraff non è basato sulla domanda e sull'offerta, è una fotografia di un sistema in un dato momento che riprende la teoria classica dell'interazione, non quell'altra teoria. Vabbè, qui ci sono degli approfondimenti, li lasciamo da parte. Per parlarsi, appunto, bisogna, per questo secondo me il libro sarebbe utile che lo leggessero anche quelli che non lo leggeranno mai, gli economisti neoclassici, che cercassero di capire che esiste un sistema con fondamenta concettuali diverse. E noi, per criticare questi altri signori, non possiamo semplicemente criticare il fatto che c'è il ritorno del capitale, il reswitching e queste cose qui, perché con quelle critichiamo le teorie meno belle, quelle che vengono chiamate le low-brow theories, le teorie di basso livello. Non critichiamo le teorie ad alto livello. Per criticare le teorie ad alto livello e per confrontarci con quelle, dobbiamo ragionare sulle fondamenta. Un ultimo paio di osservazioni. A un certo punto Michele ha fatto un'operazione che in politica non credo avrebbe mai fatto, quella del benaltrismo, cioè c'è ben altro, Roncaglia non parla di ciò con cui l'economia deve confrontarsi, della parte del, diciamo, le scienze sociali in generale, la storia è importantissima, è chiaro. Il nostro maestro diceva che per diventare un buon economista bisognava sapere di matematica, di statistica, di storia e di filosofia. E ce l'ha ripetuto per una marea di tempo. Quindi io non posso dissentire dal fatto che quelle cose sono importanti. Solo che se Michele ti chiede di scrivere mettendo in campo anche queste cose, quello che era un compito quasi impossibile diventa un compito totalmente impossibile. Quindi è, come dire, un elemento, certo che sono importanti. Prego Michele, accomodati e integra il libro con questi altri aspetti. Oppure dimostrami che quello che io non ho considerato di questi aspetti implica degli errori all'interno del mio libro, perché questo è una questione che succede spesso, cioè il non considerare degli elementi sociali, storici, eccetera, implica dei grossi fraintendimenti. Ora, che ci siano dei cambiamenti nella società importanti e che la teoria debba tenere conto di questi cambiamenti, io ho cercato di riconoscerlo, naturalmente, nei limiti di quello che si può fare con una sola vita di lavoro, diciamo. Per esempio, Minsky segnala che c'è stato un cambiamento strutturale nel modo di funzionare del sistema economico. Io dedico a Minsky il doppio delle pagine che dedico a Polanyi. Credo ha ragione, perché questo segnale di cambiamento nella struttura del funzionamento dell'economia è una cosa molto importante rispetto a quello che sta succedendo oggi, rispetto alle cose di cui dobbiamo discutere. Poi, certo, le tre pagine di Polanyi sono quante ne ho dedicate a Samuelson, quindi sarò attaccato da quelli che diranno: ma come, hai dedicato tre pagine a Samuelson, solo tre pagine a Samuelson, addirittura tre pagine a Polanyi. Queste sono le critiche normali e queste sono delle scelte soggettive che sono inevitabili. È chiaro che sull'importanza di Polanyi io ho le stesse idee di Michele, perché tre pagine su Polanyi trova un qualche altro storico del pensiero economico che le abbia. In genere viene considerato esterno all'economia, così come in genere viene considerato esterno all'economia Galbraith, che è un altro economista di primissimo livello. Anche Keynes rischia di essere considerato esterno all'economia. Sì, poi ha un impatto tale. Qualcuno ha cercato.
Poi, vabbè, dissentiamo sull'interpretazione di Keynes, che avrebbe secondo me detto che io sono un economista intendendo l'economia in un certo modo. Però, vabbè, no, io questo... no, appunto, diceva, non sono un economista, voglio dire, questa diceva, sono un'altra cosa. Sono uno che fa l'economista, perché è il modo migliore per avanzare le mie idee. Sono idee morali, comunque sia. Certo, gli economisti sono mossi da diciamo, tutto è mosso, almeno nelle persone... Ma se... lui di più. In lui no, rispetto a te o a me, altrettanto. O a Frank. Sì, però lui ha fatto un edificio stupendo, ha fatto una cosa meravigliosa. Sì, il più grande genio che ci sia. Hanno però pubblicato un dopo grosso... Adam Smith. Dopo Adam Smith. Sì, Adam Smith aveva poi il vantaggio della novità, aveva il vantaggio di aprire. Lui... Si era portato avanti. Sì. Vabbè, ci sarebbero tante altre cose, ma continuiamo... Okay, vediamo se presumo che, come dire, si voglia interloquire. Vediamo un attimo. Prego. Un attimo, vi arriva il microfono. Spero che non mi tiri. Leggendo il suo libro, una domanda sorge spontanea. Come mai ha vinto una certa parte, vinto nel senso che ormai tutte le università, tutti hanno, diciamo, preso a mano un'economia di questo tipo, matematico, logico, quando i presupposti già negli anni 70 con Sraffa e poi con Lorcan erano abbastanza, cioè era certo che tutto quello sviluppo era coi piedi di argilla. E diciamo, questa domanda mi sembra, non dico provocatoria, però insomma abbastanza posso dire spontanea. Poi la seconda domanda è: perché si continua a dire che la borsa valori rappresenta la domanda e l'offerta, quando è chiaro che ogni azienda considera il titolo un affare, che quota, cioè è una, e fa il trading regolare sui propri titoli. Perché è così? Cioè, questa è una domanda. La terza domanda, business as usual, che cui adesso anche tutti dicono, che cosa, in quale teoria la mettiamo? Cioè praticamente adesso in Europa si dice non sono tempi business as usual, quindi noi dobbiamo avere i tassi negativi. Cosa significa in termini logici e empirici business as usual? Vediamo se ci sono altre domande. Prego, sì, perché sono abbastanza. Io devo rispondere in sintesi e mi scuso perché sono tre domande piuttosto corpose. Perché ha vinto la teoria, insomma, questo sistema di pensiero? Poniamoci il problema: perché Salvini ha tanti voti? Uno può rispondere perché gli economisti nella loro maggioranza sono mediamente altrettanto stupidi quanto gli elettori. Questo non è soddisfacente. Ecco, allora, il problema degli economisti è un problema specifico, io faccio qualche accenno a questo, a questi aspetti. Cioè, la teoria economica è influente sulla politica ed è influenzata dal sistema di poteri e della politica. Come ha vinto questo sistema? Ha vinto in tanti modi. Primo, finanziamenti. Voi pensate che l'Università di Chicago, al momento della sua fondazione, veniva chiamata la Standard Oil University. Cioè, Standard Oil University perché erano ricchissimi, avevano dei mezzi che il buon Silos non ha mai avuto per finanziare le nostre ricerche. Secondo, le regole di selezione. Se io adotto delle regole di selezione del personale accademico che riflettono la frammentazione, la porto avanti. E se queste regole di selezione riflettono il dominio di un mainstream
statunitense, quella sarà la visione che io imponga al resto del mondo. In Italia questo è avvenuto con la fondazione dell'ANVUR e con le regole maledette sulla bibliometria, con cui vengono valutati i titoli dei concorrenti a cattedra. Si dice che è stato necessario perché c'erano troppe porcherie nei concorsi, ma le porcherie che c'erano almeno potevano essere giudicate come porcherie. Diciamo, quando uno di noi veniva, io sono stato sconfitto in un concorso a cattedra, ed era una cosa indegna. Storia del pensiero economico. In quel caso, sì. Ecco, storia del pensiero economico, benissimo. Ma lo si poteva dire. Cioè si poteva dire questi lavori sono migliori di quelli dei tre candidati che hanno vinto. Quando tu ricorri alla selezione bibliometrica, per giunta bibliometrica fatta in un contesto di regole scelte apposta per colpire il nemico, perché sono state scelte apposta consapevolmente per colpire il nemico, allora le cose cambiano. E questo ha aiutato enormemente la sconfitta del pensiero non ortodosso in Italia. Quando è stato fondato l'ANVUR, vi racconto una storiella per farvi capire il retroterra di questa cosa. Spiego cos'è l'ANVUR. L'ANVUR è l'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca Universitaria ed è quella che ha fatto le regole con cui si giudicano i concorsi. Queste regole implicano che i titoli vengono valutati a seconda del numero di pubblicazioni in riviste di fascia A, di fascia B e di fascia C. Allora, dove viene classificata una rivista? Una rivista viene classificata di fascia A o di fascia B o di fascia C a seconda del numero di citazioni che gli articoli contenuti in quella rivista ricevono. Ora, accade che in certi campi le citazioni sono, le abitudini citazionali sono diverse. Un mio collega di fisica, un fisico molto noto, mi diceva che se in fisica avessero adottato le stesse regole che hanno adottato gli economisti, siccome i teorici vengono citati molto più spesso degli sperimentali, nel campo di struttura della materia i teorici avrebbero assorbito tutti i posti e gli sperimentali sarebbero scomparsi. In economia, adottare un sistema unico significa che l'avessero adottato nell'ufficio studi della Banca d'Italia, che deve studiare il funzionamento dell'economia italiana, significa che gli unici che facevano carriera nell'ufficio studi erano quelli che si occupavano di economia internazionale, perché sulle riviste internazionali i lavori di economia italiana non sono citati. Nessuno si sarebbe occupato delle banche cooperative. Viene il presidente dell'ANVUR all'Accademia dei Lincei a spiegarci come si sono regolati. Hanno formato dei gruppi di materie, quindi l'economia è nel GEV 13, nel gruppo di valutazione 13, sono state scelte delle persone per formare questi nuclei di valutazione. Domanda come sono state scelte queste persone, perché queste regole le hanno scelte queste persone. Risposta del presidente dell'ANVUR, primo abbiamo guardato a quelli che avevano fatto domanda per essere scelti, perché è un'attività che rende poco e molto impegnativa. Secondo, abbiamo tenuto conto del problema di genere, tante donne e tanti uomini. Terzo, della distribuzione territoriale. Quarto, della distribuzione per materie, ci deve essere rappresentato un po' tutto. Dico, bene, mi piace capire questa cosa, voi avete preso delle donne che non avevano fatto domande. Cioè, certo, le donne erano troppo poche e quindi abbiamo dovuto integrare con... Dico, benissimo, mi spiega come mai la professoressa Cristina Marcuzzo non è stata presa nel GEV? Donna, titoli ne aveva. Università di Roma, che è circa un decimo di tutti gli economisti italiani, non rappresentata in economia. Si occupa di storia e pensiero, di cui non c'è nessuno nel GEV. E come mai prendete delle donne
che si occupano di qualcosa, che vengono da università, che sono già rappresentate, che scrivono qualcosa, perché è eterodossa. Questa è la risposta che non mi si poteva dare. Ha guardato il cielo dicendo, tutti possono fare errori. Non sono errori, sono scelte politiche precise che hanno ammazzato l'economia eterodossa in Italia. Questo è inutile che noi pensiamo che ci siano dei grossi conflitti, delle scelte, eccetera. Ci sono delle scelte reali in cui gli amici del Partito Democratico hanno avuto una responsabilità enorme, perché dal vecchio marxismo sono passati all'ultraliberismo. Alcuni, quelli che hanno deciso chi doveva rappresentarci su queste cose. Di vero, questo è uno, quello che ha deciso è addirittura uno di Rifondazione, quindi però chiudo la cosa. Sì. L'economia. Quindi diciamo c'è un'intersezione, un po' quello che è successo nel campo del clima, dove l'Exxon, l'OPEC, eccetera, finanziano la maggior parte delle, danno il grosso dei finanziamenti alle ricerche sull'ambiente. E questo purtroppo. Seconda domanda. Borse, il trading, eccetera. Certo che le borse vengono manipolate, su questo non c'è nessun dubbio. Il problema è il funzionamento teorico della borsa. Nella borsa si incontra un flusso di domande e di offerta che si incontrano in ogni momento del tempo. Ci sono due tipi di borsa. Nella borsa vecchio tipo europea c'erano gli stand il banditore urlava Fiat e davanti a lui si agitavano le mani, in genere facevano, oppure tre vendo, due compro, eccetera. Il banditore si guardava intorno, cercava di capire se al prezzo che aveva urlato c'era eguaglianza domanda-offerta, se non vedeva eguaglianza domanda-offerta cambiava il prezzo e alla fine si arrivava a un prezzo che eguagliasse domanda-offerta. Poiché domanda e offerta fossero manipolate era un'altra questione. Il punto era che il prezzo era determinato dalla domanda e dall'offerta. Nel sistema attuale si ha un incrocio elettronico di domanda e offerta e per quanto le cose siano manipolate, da un punto di vista economico, di teoria economica, è sempre la domanda e l'offerta che regola questa storia. Questa è un po' la risposta. Quindi l'economista teorico deve guardare al meccanismo e poi deve dire la funzione di domanda e la funzione di offerta non sono quelle belle funzioni regolari che troviamo nei libri del primo anno di economia, ma sono delle cose molto più complicate. Ed è per questo che sarebbe bene abbandonare le funzioni di domanda e offerta anche nei campi dove apparentemente la legge della domanda e offerta si viene usata. Business as usual nel sistema attuale. Questo fa un po' parte, a mio parere, della sottovalutazione delle crisi. Per Minsky, che nominavo prima, la crisi è un elemento sistematico delle economie capitaliste. Per l'economista neoclassico, la crisi è un'aberrazione, è qualcosa che succede per sbaglio e alla quale si cerca in qualche modo di porre rimedio, ma comunque si riuscirà a recuperare. Ricordo un articolo di Giavazzi e Alesina subito dopo la crisi del 68 che dicevano tutto sommato le crisi servono, sono una creazione, una distruzione creatrice, si levano di mezzo gli inefficienti, poi si recupera un corno. Ogni crisi ha un seguito, voi dovete pensare che il progresso tecnico è collegato al tasso di crescita economico. Avere un tasso di crescita economico negativo significa perdere progresso tecnico e quella è una perdita che non si recupera nel corso del tempo. L'Italia ha avuto un tasso di crescita del reddito più basso di quello degli altri paesi, ha avuto un tasso di progresso tecnico più basso di quello degli altri paesi. Pensare che alla fine tutto torna all'eguaglianza, all'equilibrio, non è vero. L'Italia ha perso terreno in modo strutturale e tutto il mondo ha perso ricchezza in modo strutturale grazie a queste crisi. Di nuovo, sono due concezioni diverse del modo di funzionare l'economia e se noi non guardiamo alle fondamenta non capiamo cosa c'è di sbagliato nell'articolo di Giavazzi e Alesina sulla distruzione creatrice,
La distruzione creatrice funziona se noi operiamo in un regime di piena occupazione delle risorse, per cui dobbiamo levare dei mezzi peggiori per lasciare lo spazio migliore. Se noi operiamo in un sistema in cui ci sono tante risorse inutilizzate, non è necessario levare di mezzo i meno efficienti per avere l'arrivo di persone più di imprese più efficienti. C'è sempre spazio. Questo è un po' la... Vabbè, sono grazie. Troppo lunghe le risposte. Prego, andiamo. Un attimo, arriva il microfono. Io volevo aggiungere una cosa, però le cose che hai detto. Posso? Un secondo, volevo aggiungere una cosa un attimo. Però il motivo principale per cui, rispetto alla prima domanda, naturalmente, per cui diciamo c'è stata una prevalenza del diciamo, dominio, un'impostazione neoclassica o marginalistica, eccetera. E se vai a vedere, è questo. Questa è una teoria la quale sosteneva che, grosso modo, il mondo no, dell'economia era in equilibrio attraverso mercati competitivi, questo equilibrio era il migliore possibile, tutte le teorie del benessere, voglio dire, con tutte le varie correzioni che ci sono, a questo dicevano, e che qualsiasi interferenza no, nei mercati, nel sistema dei mercati, avrebbe provocato esiti peggiori dal punto di vista diciamo, del benessere generale e per i singoli individui, oltre ad essere pericoloso politicamente, naturalmente, è molto più forte. Allora, in un contesto in cui c'era un forte scontro tra imprese e sindacati, o comunque tra destra e sinistra, questo fu un fatto dirimente. Cioè, la ragione per cui questi prevalsero è perché dicevano le cose che i businessmen, o comunque una società orientata al mercato, no, volevano sentirsi dire, voglio dire. Questo era il punto fondamentale. Dire. Gli altri per questo sono hanno avuto l'appoggio politico. Cioè, appunto, l'appoggio politico deriva da questo, ma deriva grosso modo dall'idea che un sistema di mercati ha il potere di autoregolarsi e, grosso modo, e di produrre gli esiti migliori possibili. Benissimo, davanti a un'affermazione di questo genere, che ovviamente Sraffa non dà perché non considera domande, se ne fotte appunto di questi aspetti, non e lascia tutto aperto il problema distributivo o il problema del benessere. E molto, molto spesso, questa è un po' la cosa. Ci sono voluti gli economisti delle crisi, appunto, Keynes e Minsky, per porre in dubbio una cosa di questo genere. Infatti, quando sono venuti e quando hanno trovato un orecchio, diciamo, favorevole in una congiuntura mondiale del tutto particolare, quale quella che seguì la Seconda Guerra Mondiale, memore dei disastri provocati dalla Grande Depressione, dei disastri provocati dal fascismo e dal comunismo, voglio dire, no? Quando mutò il mondo e Roosevelt, no? Genialmente, i liberal, nel senso americano del termine, voglio dire, si misero insieme e generarono quell'incredibile cosa che fu Bretton Woods. Bretton Woods aveva un sacco di effetti, ma insomma, grosso modo, non era quello che Keynes voleva. Però in quelle condizioni lì fu proprio l'idea alternativa a prevalere. Dopodiché la gente si dimenticò di tutto questo e lentamente la talpa rodeva su tutt'era e minava le fondamenta del discorso di Minsky e di Keynes. Se vedi le cose, così stanno le cose. Questo è il punto fondamentale. È praticamente il fatto che i neoclassici, i marginalisti, come voi, predicano un sistema di mercati che si autoregolano in maniera perfetta, producendo il miglior benessere possibile, no? E il maggiore esito. Questo lo fanno proprio perché considerano forse di domande offerte e altre cose di questo genere. Ma questo è il punto di fondo. Poi ci sono ovviamente i pali limitatori, cioè, poi ci sono tutte queste questioni più piccole che hai menzionato. Ma se vai alla sostanza, questa è. D'accordissimo. Mi ricollego a tre passaggi locuzionali. Mano invisibile del mercato. Che cosa? Le lobby. Questa locuzione mi sembra in contrasto col mercati autoregolanti, sì, semmai mercati indotto dopo la mano invisibile. Poi il terzo passaggio riguarda il richiamo ai cambiamento strutturale e funzionamento economia. La mente corre già alla poesia di Justice. Il testo era largo. Bisogna tenere conto della tecnica e della robotica. Il signore ha chiesto la parola. Ecco,
Purtroppo non ho letto ancora il libro, sono arrivato l'altro ieri e ho preso la cortina, non ho ancora letto una pagina. Vorrei fare due domande di carattere un po' generale per aiutarmi un po' a capire. Io non ho una formazione economica, ma filosofica, però mi occupo in modo crescente di economia per capire un po' tutto quello che sta succedendo. E ho due domande. La prima domanda è questa. Un paio di anni fa mi sono messo a leggere Varrà. Bella, una cosa elegantissima, quanto scrive lui. Io ho una formazione marxista, credevo nella teoria del valore lavoro, e poi non mi sono più occupato di queste cose, e poi improvvisamente dico, cerchiamo di capire quello che dice questo. E ho avuto la netta impressione, però appunto senza aver letto letteratura introduttiva, mi butto lì, la mia prima impressione è stata questa. Quest'uomo rifiuta la teoria del valore del lavoro e inventa un mercato ideale per trovare, ecco, questo è il valore. Non c'è più differenza tra valore e prezzi, ma il valore si ha quando si crea un equilibrio nel mercato. Non so se ho capito bene, ma e questo è, tra l'altro, come funziona. Mi si sono incrociati gli occhi vedendo come funziona questo mercato così astratto. Funziona come un'asta, una cosa mai esistita. Eppure questa avrebbe dovuto essere la confutazione della teoria del valore, una nuova fondazione, quando poi non vediamo gli equilibri, che si creano degli equilibri. Il mercato del lavoro può essere considerato un mercato, il mercato del lavoro non ha questo modo di funzionamento. E ora la domanda è: come mai è stato preso sul serio un modello del genere? La seconda domanda sulla scientificità o meno della vostra scienza. D'accordo sul fatto che ha legami con la società, anch'io stimo tantissimo Polanyi, per fortuna ci sono quegli autori, però addirittura non riuscire ad avere dei parametri per mettersi d'accordo tra le varie correnti mi sembra assurdo, perché prendiamo, ragiono da logico. Se la legge di sé non è valida, vuol dire che la negazione della legge di sé è valida. Questa è una proposizione scientifica, per quanto possa essere generica. La negazione ha una sua genericità. E perché questo non è un caposaldo accettato da tutti. Visto che continuano a insistere con questa cosa che poteva avere, penso, nell'inizio dell'Ottocento una sua validità, ma che evidentemente adesso non ha più nessuna ragione d'essere. L'altra cosa è questa. Ho letto alcune cose di microeconomia e lì si introducono delle ipotesi su come si comportano gli individui o i gruppi, i livelli di informazione che si ha sul mercato, no? Cose molto opinabili. La macroeconomia mi sembra molto meno opinabile. La contabilità nazionale si basa su delle tautologie e quindi ha una sua logicità. Sulla base di queste tautologie si può vedere, si possono fare degli schemi di meccanica dei saldi finanziari che dicono tantissimo su come funziona un'economia. E perché non c'è consenso su queste cose? Sui giornali non si vedono mai riprodotti i saldi finanziari, deducendone anche le conseguenze. Questa è una domanda. Roncaglia, io penso stia lei. Allora,
Mano invisibile del mercato è un, diciamo, la locuzione, il motto introdotto da Stigler, poi ha ricevuto il Nobel, in un articolo del 51, in cui parla, dà una sua interpretazione di Smith, totalmente sbagliata, basata sulla idea che Smith avesse questa teoria della mano invisibile del mercato. Per mano invisibile del mercato intende quel meccanismo puro di mercato in cui ci sono tanti individui che comprano, tanti individui che vendono. La locuzione mano invisibile del mercato utilizzata in questo senso, attribuita a Smith, è quella a cui io mi sono riferito. C'è stato un altro utilizzo. Un mio amico, Egon Matzner, che era consigliere del primo ministro socialista Kreisky, diceva che nel periodo dell'unificazione tedesca aveva funzionato molto la mano invisibile del mercato, intendendo le mani che passavano sotto il tavolo, le bustarelle per comprare e vendere le aziende che venivano privatizzate. E questo è il senso in cui lei l'ha utilizzato. È chiaramente un senso ammissibile in cui appunto un grande economista come Matzner, che aveva capito molte cose, l'aveva utilizzato per... Però non è il senso in cui lo utilizza Stigler, quindi basta intenderci su come utilizziamo il termine. Borse, no, quella era la domanda precedente. Cambiamento strutturale e importanza della tecnologia. Certo, la tecnologia è importantissima e ci sono tanti aspetti della tecnologia che vengono trascurati. Io ne ricordo uno che ha suscitato pochissimi articoli, la cosiddetta cross inefficiency di Liebenstein, che è un autore che dimostra che in media le imprese producono a metà della tecnologia migliore, cioè che ci sono delle perdite di efficienza continue, mostruose, e che è una cosa di cui gli economisti non si occupano perché suppongono sempre che le tecnologie siano a livello migliore. Ecco, io ne accenno a questa importante scoperta, non entro nel merito più di tanto perché ripeterei quello che ho già detto a Michele, se lo fa lei sono contentissimo, ma insomma si apre un altro mondo di lavoro. L'importante è sapere che ci sono questi buchi nella teoria economica che vanno colmati in questo modo. Varras parte dall'idea che il meccanismo di funzionamento dell'economia sia lo stesso della borsa valori. E infatti il suo meccanismo delle aste, lui lo dice esplicitamente in un articoletto poco noto che scrive dopo aver pubblicato il suo libro, è lo stesso che veniva utilizzato alla Borsa di Parigi ed è diverso da quello che veniva utilizzato già allora alla Borsa di Londra e alla Borsa di New York, che era invece un metodo che dà luogo alla teoria marshalliana, cioè dell'incontro di domanda e offerta graduale ripetuto nel corso del tempo. Ora, questo significa che Varras aveva, come dicevo prima parlando del modello dell'equilibrio economico generale, una sua concettualizzazione del funzionamento del sistema economico che è stata accolta dalla maggioranza degli economisti. Io sono d'accordo con lei che è una concettualizzazione ridicola se pensiamo a un sistema produttivo in cui... Però sta di fatto che noi dobbiamo studiarla, capire come funziona e che il modello matematico di Varras è uno dei massimi contributi a questo tipo di storia. Aggiungo una cosa, che Varras considerava molto importante la stabilità del suo sistema economico e avrebbe considerato la sua teoria un fallimento se avesse saputo che gli studi successivi avrebbero portato a dimostrare l'instabilità del modello di equilibrio economico generale. La teoria Arrow-Debré, che citava Franco prima, è una teoria che non parla del cambiamento, è una teoria assiomatica che dice sotto certi assunti io ottengo questi risultati, questi valori di equilibrio, ma non dice affatto se gli equilibri sono stabili o no. Qualche, diciamo, anno dopo, due autori praticamente sconosciuti
Sonnenschein e Montel, neoclassici ma apparentemente sconosciuti proprio perché hanno tirato fuori dei risultati negativi, pesantemente negativi per la loro teoria, hanno dimostrato che il modello di equilibrio economico generale non può essere considerato stabile. Voi capite che è una maledizione, per i motivi che diceva Michele prima, dal punto di vista della fruibilità politica di questo modello, di questo sistema, che è la questione centrale. Io ho parlato degli strumenti con i quali quella motivazione che dava Michele ha vinto, ma siamo d'accordissimo sul motivo. Quindi, diciamo, questa è la storia. Il mercato del lavoro non è un mercato per chi lo studia da un punto di vista storico, sociologico. È un mercato per chi usa la teoria della domanda e dell'offerta per studiare il mercato del lavoro. Ed è lì che casca la macroeconomia, perché la macroeconomia suppone una relazione, tutta la macroeconomia neoclassica, nessuno escluso, Friedman, Samuelson, tutti suppongono una relazione inversa tra domanda di lavoro e salario reale. Ed è quella che è stata criticata da Sraffa. La teoria di Sraffa è stata considerata una critica radicale alla teoria della distribuzione, ma in realtà è una critica radicale alla teoria della distribuzione e alla teoria dell'occupazione, all'idea che il sistema tenda automaticamente alla piena occupazione. Da questo punto di vista, la teoria macroeconomica sembra solida, ma è molto peggio della teoria micro, che almeno in tante versioni è compatta e matematicamente coerente. Quella non è coerente se non assumiamo un unico agente e un'unica merce, che in un mondo basato sulla divisione del lavoro è una cosa ridicola. Poi l'altra domanda era scientificità dell'economia. Bene, le scienze sono tante e ognuna ha i suoi criteri di scientificità. Quando mi dicono che la storia del pensiero è un così esse vi pare, io, come ho già detto, mi riferisco ai due criteri, testo e contesto. Se Smith non ha scritto mano invisibile del mercato, non ha usato questa espressione, non l'ha usata, punto. È sbagliato attribuirgli quell'espressione. Contesto. Se Smith usa il concetto di mano invisibile, non del mercato, per parlare degli esiti positivi, di non desiderati, di azione, eccetera, basta ricordare che viviamo nell'epoca dell'illuminismo, in cui questa era una delle tesi centrali dell'illuminismo, che non si riferiva all'economia, si riferiva a tutto. Si riferiva al fatto che possiamo essere ottimisti sul cammino della società, affidandoci di più alle decisioni degli individui. Cioè era un elemento collaterale di una ricerca della libertà individuale, del liberalismo. Non del neoliberalismo. Liberalismo, ecco. Quindi la scientificità è questo, è il rispetto delle regole di una scienza. Soprattutto se noi accettiamo di una disciplina, soprattutto se noi accettiamo l'idea che le teorie non sono insite nella realtà, come diceva Galileo, no? Questo grandissimo libro, io dico l'universo, è scritto in termini matematici. Allora io levo la coltre di quello che confusamente ricopre e scopro la legge matematica che regola il funzionamento dell'universo. No, Adam Smith diceva che anche le teorie astronomiche sono invenzioni che spiegano meglio o peggio il funzionamento della realtà. Era già Popper. Era più avanti di Popper, era Feyerabend. Era il metodo della retorica. Il metodo del confronto scientifico in questi casi non può essere quello di dire questa teoria è giusta o sbagliata, perché se io prendo conchiuso in se stesso l'articoletto che avevo citato prima, che diceva che la crisi ha prodotto solo disoccupazione volontaria, quell'articoletto chiuso in se stesso, quelle ipotesi, quel ragionamento teorico era perfetto. Peccato che si basasse su una concezione in cui c'era una relazione inversa tra salario e occupazione, diciamo. Allora la discussione deve andare oltre
l'elemento, come dire, di logica formale, deve riguardare anche le fondamenta concettuali. E la discussione sulle fondamenta concettuali non può essere né un così esse vi pare, né un io ho la verità in tasca. Deve essere un confronto aperto in cui io cerco di dimostrare che con il mio sistema concettuale capisco la realtà meglio del sistema concettuale rivale, e tutti i sistemi concettuali hanno la possibilità di svilupparsi e far vedere come riescono a confrontarsi. Il confronto tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano, dice la Terra che gira intorno al Sole o è il Sole che gira intorno alla Terra? La risposta è, degli astronomi moderni, contemporanei, sono tutte e due delle idee sbagliate. Terra e Sole si muovono nello spazio e stabilire che uno gira intorno all'altro è semplicemente un modo nostro di dire noi blocchiamo il movimento generale dell'universo, ci riferiamo a un sistema piccolo e in questo sistema piccolo questa teoria funziona meglio dell'altra. Quindi la scientificità vale per l'economia come per la fisica, come per la storia del pensiero, anche se in modi diversi. Questa è la mia risposta. Ugo. Grazie. Penso brillante. Grazie. Complimenti, non cagliano.